cos'è, scusa? È la pozione che vi obbligherà tutti a dire la verità. Io sono sempre sincera. Non abbiamo problemi. Sempre. Dai, allora bando alle ciance, vediamo un attimino se sono pronti con l'azione. Esatto. Intanto vuoi dirci qualcosa sul vostro gruppo? Ti lascio il micro. Ciao a tutti, noi siamo i Septum Sandra, un gruppo che si è formato 3 anni fa da un'iniziativa di Lucia e Gian. Qui davanti. Scusate, ma no. Oh mio Dio, bellissimo. Via, vai. E niente, siamo un gruppo di quasi 50 persone, una cinquantina di membri, cosplayer di Harry Potter. Il nostro obiettivo è di divertirci fra noi e far divertire voi nel limite del possibile. E proponiamo varie attività di animazione che comportano lezioni, di pozioni, di cure magiche e via dicendo, e qualche piccola animazione. Ah, professore, le chiedo scusa, le ho rubato il posto perché lei... Ma altro, va benissimo. Quindi riproponiamo quello che abbiamo proposto questa mattina per chi non era presente. Quindi adesso cercheremo di interpretare il voto infrangibile. Io mi fido del signor Oscuro. Ma il signore Oscuro non si fida di lui. Vai pure, Codaliscia. Lo so, non dovrei essere qui. Il signor Oscuro mi ha proibito di parlare. Se il signore Oscuro te l'ha proibito, non dovresti parlare. Mettilo giù, bella, non si tocca tutto quello che non è nostro. Vedi, in effetti sono al corrente della tua situazione, Narcissa. Tu? Il signor Oscuro lo ha detto a te? Tua sorella dubita di me. Comprensibile. In questi anni ho recitato la mia parte bene, così bene, che ho ingannato il più grande mago di tutti i tempi. Silente è un grande mago, sono uno sciocco, mi dubiterete. Io mi fido di te, Severus. Dovresti esserne onorata, sì. E così anche Draco. È solo un ragazzo. Non posso entrare nella mente del signor Oscuro, ma potrebbe essere per me possibile aiutare Draco. Prego. Giurano. Pronuncia il voto infrangibile. Sono solo parole vuote, ma quando lui arriverà al dunque, se ne tornerà strisciando nel suo buco. Codardo! Tira fuori la bacchetta. Vuoi tu, Severus Pitman, proteggere Draco Malfoy ed aiutarlo a svolgere il compito affidatogli dal signor Oscuro? Lo voglio. E vuoi tu, al limite delle tue capacità, proteggerlo da ogni danno? Lo voglio. E se Draco dovesse fallire, vuoi tu stesso compiere l'atto che il signor Oscuro gli ha ordinato di eseguire? Lo voglio. Grazie. È stata una piccola esibizione. Eccoci qua. Dove vi possiamo trovare? Chi è che parla? Papa Piton?
Allora, potete trovarci su Facebook, sotto il set Tu Sempre Cosplay. Chi non ha Facebook, naturalmente lo può fare con Google. Siamo su Instagram e siamo abbastanza reperibili. Per quanto riguarda le posizioni dei diversi personaggi, fate conto che il gruppo, come forse vi ha accennato Bellatrice, è formato da quasi 50 persone tra simpatizzanti o comunque persone operative sul palco, e il nostro gruppo parte da Parma e arriva fino a Padova. Quindi occupiamo con i personaggi maggiori e i principali gran parte della zona settentrionale. E ci trovate nelle piazze, nei contest e dove comunque sia richiesta la nostra partecipazione. Io con questo vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi auguro una continuazione di buon divertimento e speriamo di rivederci in altre occasioni. Grazie di nuovo a tutti voi. Sicuramente, grazie a voi, grazie a voi di aver partecipato. Grazie infinite. E di aver fatto divertire i bimbi e non solo con le vostre porzioni magiche. E ci vediamo, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Un applauso, grazie.